Un portale in cui avere a disposizione in tempo reale lo stato delle richieste di connessione, circa 6.600 ad esempio tra impianti rinnovabili, sistemi di accumulo e utenti di consumo, oppure la localizzazione geografica di circa 40.000 impianti in esercizio. Anche attraverso mappe multilayer navigabili sarà possibile osservare gli interventi di sviluppo necessari, quelli pianificati e le linee elettriche esistenti, o anche lo stato di avanzamento per le nuove iniziative di connessione. Questo è l'obiettivo del nuovo portale Terra, acronimo che sta per Territorio, Reti, Rinnovabili e Accumuli, online dal 7 giugno lanciato da Terna, la società che gestisce la rete ad alta tensione, e presentato nel rinnovato Centro Nazionale di Controllo, fulcro del sistema elettrico italiano in cui si monitorano e controllano in tempo reale i flussi di energia transitanti nella rete e nelle interconnessioni con l'estero. Il nuovo strumento al servizio delle istituzioni, una base sostanziale per la programmazione territoriale, è stato presentato dall'amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia, insieme al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Oggi siamo qui con voi e con tutte le istituzioni per inaugurare il portale Terra. Avete sentito del portale digitale, il cui, diciamo, scopo è favorire una ottimizzazione della programmazione, della localizzazione di tutte le infrastrutture del sistema energetico. Come lo facciamo? Lo facciamo mettendo a disposizione di tutti gli stakeholders, delle autorità, di tutti gli enti che sono coinvolti, tutte le informazioni che noi interna abbiamo, quelle presenti e quelle in proiezioni, le informazioni che riusciamo a elaborare pensando a un futuro short term, medium e long term. E queste informazioni riguardano sicuramente gli impianti di reti, ma anche gli impianti di accumulo, naturalmente le richieste di connessioni e anche dei dati che riguardano invece il nostro territorio, quindi dati e informazioni su vincoli idrogeologici, ambientali, quindi per favorire e velocizzare tutte le attività di programmazione e soprattutto per quanto riguarda la localizzazione delle infrastrutture. Secondo i dati resi noti dal ministro, in Italia abbiamo 1.000 richieste di allacciamenti al giorno e sono il 99,9% rinnovabili, di cui l'importanza del portale Terra, introdotto tra l'altro dal cosiddetto decreto energia di quest'anno, ha sottolineato lo stesso Pichetto. Quella che è la sfida che noi abbiamo, oltre che la sfida sui produttori e sulle modalità di produzione di energia, noi dobbiamo modernizzare la rete. C'è un grande impegno da parte di Terna per la grande rete e i successivi gestori di rete, per essere più moderni possibile. Le tecnologie danno la possibilità di essere molto più efficienti, molto più razionali. Terna ha investimenti di molti miliardi.